Infatti si dice la Gestalt che è un po' a cavallo tra psicanalisi e comportamentismo, perché dà il valore al vissuto, però ti dice poi agiscilo, no? Certo. Cioè la consapevolezza è importante, però Peirce chiedeva so what, no? Adesso come te la giochi? Cerchiamo di non fermarci mai soltanto all'aver capito, ma ad adottare la cosiddetta mise en action. È una bella sfida essere a cavallo tra psicanalisi e comportamentismo, Riccardo. Ma bisogna stare con i piedi in due stanze, giusto? Sì. Altrimenti non si sta a cavallo. Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli. Oggi parliamo di psicoterapia della Gestalt e lo facciamo con un ospite d'onore, Riccardo Zerbetto, che è fondatore e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt. Riccardo, grazie mille per essere qui con noi. Grazie a te, Luca. Senti, allora, la Gestalt, quale può essere la concezione del disagio e della persona secondo questo tipo di approccio? Dunque, la Gestalt evoca questo concetto delle Gestalt incompiute, cioè degli unfinished business. Sono quei conti in sospeso, quelle cose non concluse, quelle situazioni aperte, che ci impediscono di essere totalmente nel presente. Quindi sono rimozioni, timori o fantasie, desideri che ci portano in un oltre, in un futuro, ci fanno riassorbire nel passato, che ci impediscono nell'essere pienamente noi stessi, nella relazione, nell'incontro, nell'interazione io-mondo. Il sé, che è questo concetto che Peirce sviluppa negli anni 50, è sull'interazione io-mondo, quindi è una concezione interazionista, non esiste un individuo che si può diciamo, considerare come avulso dal contesto di appartenenza. Quindi in questa osmosi, in questo come che noi ci decliniamo nel mondo, il nostro essere è un esserci, come ci dice Heidegger, e la Gestalt è una derivazione dall'impostazione fenomenologica, e in cui noi siamo in rapporto, in contatto. No? Non è soltanto una comunicazione in codice, no? Semiologica, fatta di cifre, no? Di simboli, ma di odori, di sapori, no? Di tutti i sensi, no? Quindi l'aspetto sensoriale, anche emozionale, corporeo è molto importante nel nostro essere al mondo. Il corpo non è un ostacolo, può esserlo, intendendo come il vero sé, no? La psiche, o come dice Cartesio, il cogito. No? E però fa parte di noi, quindi tanto vale assumerlo pienamente. No? Quindi noi siamo nel mondo, siamo declinati in uno spazio-tempo inevitabilmente, quindi è meglio assumerlo pienamente. Benissimo, quindi una concezione di co-costruzione, se ho ben capito. Il focus è tra le persone più che dentro la persona, giusto, prof? Sì, esiste un contatto con il mondo interno. E Peirce chiama funzione esseri, ricollegandosi un po' alla psicanalisi, che però non è soltanto un sé istintuale corporeo, è tutto ciò che riguarda la dimensione all'interno, del mondo interno, quindi anche fantasie, pensieri, sensazioni, e un impatto con il mondo esterno. Quindi noi siamo al confine fra mondo interno e mondo esterno. In questo senso la Gestalt centra anche a livello epistemologico la sua collocazione come terza via. Quindi non ci interessa solo la dimensione intrapsichica o solo quella comportamentale dell'agito. Noi siamo con i piedi in due staffe, oscilliamo continuamente tra un vissuto e un agito, perché un comportamento ci rimanda a delle sensazioni, delle emozioni, le emozioni si traducono in comportamenti, e quindi è questa oscillazione, no? Questo shuttle, che ci porta continuamente ad affacciarci più in un mondo interno, e se una persona è introversa magari ci sta anche troppo, viene risucchiato il mondo interno, oppure ci spariamo nell'interazione con il mondo esterno, però perdendo il contatto con il mondo interno. Quindi un sé nella sua forma funzionale sana sta nel duplice contatto, no? In questa capacità di stare in contatto con noi stessi e con il mondo. Perfetto, molto chiaro, grazie. Ecco, stante queste premesse, come avviene, quali sono le leve e le chiavi per promuovere il cambiamento all'interno delle persone?
Dunque, nella Gestalt esiste un tema interessante che è chiamato il paradosso di Beisser, questo autore che ha scritto poco, ma insomma è quel poco che Poco ma buono. è buono, e che essendo un paradosso, come lui stesso lo definisce, parte dal fatto che per cambiare noi dobbiamo intanto accettarci. Cioè, il cambiamento implica sempre una turbativa, no? Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia, non sa quello che trova. Quindi, se noi non abbiamo un radicamento sull'esistente, se non partiamo da ciò che siamo, è difficile protenderci verso un altro, un altrove, così senza avere una base sicura da cui partire, no? Quindi io mi occupo di giocatori d'azzardo, no? È importante fare il bilancio della situazione anche economica, che può essere tragica in certi casi, no? Ma è soltanto da una presa di coscienza profonda, no? Sulla situazione reale. Noi diciamo bisogna stare con quello che c'è, con un atto di consapevolezza che può essere molto difficile in certi casi, no? Ma è solo da lì che possiamo ripartire per una costruzione che non sia un costruire sull'inganno, sulla illusione, sulla rimozione di dati che ci sono e che noi perpetuiamo, no? Nel negare, no? Quindi da partire da quello che c'è e solo assorbendo e avendo anche accettazione, autocomprensione, autocompassione, quindi accettando pienamente quello che c'è, possiamo no? Muoverci verso un cambiamento. Quindi, primo, se ho ben capito, comprendere, secondo, accettare e soprattutto in questa situazione anche capire quelle che sono le risorse, perché lei dice si lavora con quello che c'è, chiaramente. Sì, le risorse sono dentro di noi, i nostri talenti magari non attivati, non sfruttati, a cui non abbiamo dato la possibilità di esprimersi, le risorse attorno a noi, no? E proprio ancora una volta, quando mondo interno e mondo esterno, risorse ambientali e risorse interne entrano in contatto, che avviene quel click che può portare qualcosa di effettivamente nuovo nella nostra vita. Certo, interessante. Quindi unire queste due dimensioni per generare quindi un qualche cosa di nuovo. Bene. Che tipo di relazione si instaura tra lo psicologo e il suo cliente? Perché bisogna dire, no, in base agli approcci di riferimento poi possono essere anche molto diverse, le relazioni. C'è chi parla tanto, chi sta solo in silenzio, chi dà degli esercizi. Come funziona nella terapia della Gestalt? Ma guarda, si dice che lo strumento di cura è sempre così, ma nella Gestalt è molto esplicito, è la relazione. Adesso cosa voglia dire questo? Non è così scontato, no? Sappiamo che i fattori cosiddetti aspecifici sono più importanti di quelli che riteniamo, no? Però sostanzialmente possiamo ricondurli, come dicevamo in premessa, alla capacità di esserci. Quindi la consapevolezza anche dei nostri limiti, no? Anche il terapeuta è importante che abbia consapevolezza dei suoi limiti, però che sia una persona vera, autentica, anche in difficoltà in certi casi, no? Però che non reciti la parte del bravo terapeuta, di quello degli altri therapist che sa tutto, no? Che non ha problemi, che quindi può vendere un po' bluffando quello che non ha, no? Quindi è una ricerca che facciamo insieme, stando con quello che c'è, con una profonda accettazione dell'esistente, e da lì è un percorso, un accompagnamento, un po' il modello di Virgilio, no? Che è un descensus ad inferos spesso, no? E quindi un accompagnamento discreto, forte in certi casi, attivo, la Gestalt deriva in parte anche dall'insegnamento di Ferenczi, quindi che sa accogliere, sa accettare dei lunghi silenzi, stare nel vuoto che noi chiamiamo vuoto fertile, perché qualche cosa deve nascere soprattutto nel paziente. Non è tanto un'indicazione del terapeuta che viene data, quanto un ascolto profondo che permette al daimon, no? Alla vocetta interiore in qualche modo di farsi sentire. Noi siamo profondamente maieutici e quindi più che manipolare, aggiustare, indurre un cambiamento attraverso prescrizioni esterne, cerchiamo di far emergere dalla persona quegli spunti di cambiamento, quegli spiragli.
quelle prospettive di vita diverse. Ma quindi è un parto ogni volta, perché la maieutica è assistere a un parto, no? Quindi dobbiamo saper fare un grande vuoto a volte perché questo bambino venga fuori, no? Il movimento è proprio questo qui. E quindi stare, accompagnare questo processo, sostenendolo poi nell'impatto con la realtà, anche con le difficoltà, con i fantasmi inibitori. Ed è, ripete, un po' la paradigma del percorso, dell'accompagnamento. Ecco, mi sembra che sia un tema ricorrente, quello del limite, però non come un qualche cosa che separa, ma come un qualche cosa che metta in contatto. Perché, ad esempio, tu prima, Riccardo, dicevi, anche i limiti del terapeuta, fungono come strumento per creare una relazione, per rinforzare la relazione. Prima ancora parlavi del limite, del confine tra il dentro e il fuori. Però poi, mi sembra di capire, io, se devo associare un qualche cosa alla parola Gestalt, a me vengono in mente quelle immagini che hanno, doppi significati. E mi sembra che anche questa parola limite, da un punto di vista gestaltico, se vuoi, venga utilizzato non tanto come un qualche cosa che separa, ma come proprio un ponte invece, come un qualcosa che mette in contatto e rinforza. Hai ragione, c'è un aspetto duplice, in qualche modo bivalente, non chiamiamolo ambivalente, della barriera contatto. Noi usiamo sempre questo termine, che poi ha usato anche Freud nel suo progetto per una psicologia, parla proprio di contact shrank periferie, e evoca un po' l'idea della pelle, che poi verrà ripresa da Didion Zier, no? Le Moi Peau. E in effetti la pelle ci definisce, ci delimita dall'ambiente, ma ci permette anche di entrare in contatto con l'ambiente. Senza pelle non saremmo in contatto, e anche gli organi di senso, la vista, l'udito, l'olfatto, non sono che differenziazione dell'ectoderma, della pelle, no? Quindi la pelle ha proprio questa duplice funzione di mettere in contatto e di delimitare. Chiaramente, anche nell'evoluzione che è stata fatta di questo concetto, perché anche il sé, io lo chiamo membrana sé, no? È come una specie di pelle, perché noi siamo al confine, come dicevamo prima, tra mondo interno e mondo esterno, no? Quindi possono avvenire delle operazioni di diverso tipo. Questa membrana, per esempio, può essere un colabrodo poco capace di differenziare, noi chiamiamo confluenza, no? Nel senso, siamo indifferenziati. Oppure può essere una specie di corazza impermeabile, chiamiamo egotismo, no? Ci sono sei o sette di queste modalità a cui riconduciamo un po' le funzioni e disfunzioni del sé, che però ci riportano a quel concetto che tu hai individuato, no? Degli ego boundaries, no? Di questo io, che è proprio al confine tra un mondo interno e un mondo esterno. Perfetto, senti Riccardo, abbiamo parlato di molti autori, da Freud, Ferenczi. Quali sono le radici teoriche di questo tipo di approccio? Guarda, la Gestalt è un fiume che ha tanti affluenti, però ci tiene molto a non dirsi eclettico, nel senso che la Gestalt, per sua definizione, è più che la somma degli ingredienti costitutivi, no? E quindi è come se questi ingredienti abbiano prodotto una sintesi che li fa essere anche qualche cosa d'altro, no? Come l'ossigeno e l'idrogeno, quando diventano acqua, sono un'altra cosa da due gas sommati, no? E nella Gestalt troviamo proprio questa reazione di sintesi, che nasce dalla psicanalisi, nel senso che Peirce è stato uno psicanalista, però è stato paziente allievo della Karen Horney, no? Quindi ha integrato tutto l'aspetto culturalista, no? Perché il disagio è diverso da uno che vive a Manhattan, da uno che vive nel Borneo, no? È stato allievo e paziente di Reich, no? Quindi tutta l'attenzione al corpo, no? Alle difese, alle corazze caratteriali, insomma, il nostro essere il corpo, non avere un corpo, no? E però è stato un gestaltista, non tanto uno studioso dei fenomeni della percezione, quanto ha saputo cogliere il perché una gestalt incompiuta, una specie di anima sua che ci chiede di autocompiersi, no? È una cosa molto misteriosa sulla quale Percy è molto interrogato, no? Quindi gli unfinished business, no? Che sono quelle cose che ci richiamano l'attenzione nella misura in cui non si completano, no? E anche la figura ambigua ci riporta alla polisemia, al fatto cioè che
come nel sogno, non ho la sovradeterminazione, dice Freud, alcune, cioè un po' tutto, tutte le parole possono voler dire più cose, no? Dipende dal contesto. Quindi torniamo nel rapporto individuo-ambiente che contestualizza e dà significato anche all'elemento. È molto importante l'autoregolazione organismica di Kurt Goldstein, no? Il processo di guarigione, come in una ferita, è autogeno in gran parte. La nostra funzione è tenere pulita la ferita, tenere i lembi vicini, ma il processo di guarigione è miracoloso, complesso e avviene per virtù propria. No? E senza considerare poi l'aspetto dell'elemento della drammatizzazione. Perse era un appassionato di teatro, lui si diceva un attore mancato, e quindi ha portato nel suo lavoro non il parlare di, no, ma il far avvenire gli eventi, no? E quindi questa è una tecnica potente, no, di accelerazione in cui noi ci permettiamo di esserci tutti, non soltanto a livello cognitivo, no, ma anche corporeo, emozionale, nel momento in cui agiamo una situazione. E potrei andare avanti la semantica generale, la teoria del campo, ma non ultimo lo Zen, no? Adesso vanno un po' di moda queste pratiche, eccetera, ma nella Gestalt fa parte del DNA, proprio perché lavora sulla consapevolezza, stare con quello che c'è. Cioè lasciare emergere la percezione, no, dei vissuti, dell'emozione, fa parte del lavoro sulla consapevolezza, che è un po' lo sfondo, la base su cui noi cerchiamo di lavorare. Benissimo, senti, ci puoi raccontare una di queste tecniche che utilizzate per lavorare su questi elementi che hai citato? Appunto, facevo c'è la drammatizzazione che tocca un po' l'aspetto più conosciuto, no? La Gestalt è più conosciuta per le sue tecniche che per la ricchezza della sua epistemologia, che è un po' il fondamento su cui le tecniche anche trovano il loro significato, no? Ma per fare un esempio, se io devo parlarti, tu sei il mio terapeuta, no? Della lite che io ho avuto con il mio capo ufficio, ti racconto, no? E tu potresti dirmi, ma senti, invece di parlarmi di, che spesso è ebautistico, come direbbe, no? Mettiamo lì sulla sedia il tuo capo ufficio, cos'è che non sei riuscito a dirgli e che vorresti dirgli? E questo comporta un salto no? Notevole della relazione, perché non è un parlare di, ma un parlare a, no? Quindi io in quel momento mi gioco totalmente nel qui ed ora, non dico qualcosa che è successo ieri o che potrebbe succedere domani, succede qui adesso, no? E quindi è lì incontro tutte le mie difese, no? Le mie paure, la mia rabbia, quello che c'è in ballo, no? Quindi nel momento in cui io esprimo questa cosa, ma è più che una simulata, perché in realtà sono i miei autentici vissuti, no? In una situazione in cui la realtà interna trova una forma transizionale, diciamo, no? Perché esce dall'interno per esplicitarsi anche dall'interno, anche se magari è un cuscino, non è il mio capo ufficio, però questo permette di diciamo agire, no? Qui noi non lavoriamo solo su un insight, su una comprensione, ma su un Erlebnis, su un vissuto. Io sono totalmente lì nel momento in cui mi gioco in questa relazione. Questo è un esempio. Bello, e che spiega bene come appunto, è vero, accettare, comprendere, ma è anche sul fare, perché poi sono cose concrete che mi sembra di capire che fai lì in seduta. Presentifichi e interagisci con queste cose nel qui ed ora anche. Infatti si dice la Gestalt che è un po' a cavallo tra psicanalisi e comportamentismo, perché dà il valore al vissuto, però ti dice poi agiscilo, no? Certo. Cioè la consapevolezza è importante, però Peirce chiedeva so what, no? Adesso come te la giochi questa, no? Questa comprensione, e non, cerchiamo di non fermarci mai soltanto all'aver capito, ma ad adottare la cosiddetta mise en action, no? Che non è l'acting out, no, che la psicanalisi un po' svaluta come sostituto della comprensione, della simbolizzazione, no? Ma è un inizio di trasferire nella vita concreta un'intuizione, perché passi da un mondo interno, intrapsichico, a una realtà che tu ti stai giocando nel confronto con la realtà reale. È una bella sfida essere a cavallo tra psicanalisi e comportamentismo, Riccardo. Ma bisogna stare con i piedi in due stanze, giusto? Sì. Altrimenti non si sta a cavallo. Bene. Senti, Riccardo,
I colleghi che così vogliono un po' chiarirsi anche le idee sui vari approcci psicoterapeutici. Poi spesso io vedo che mi chiedono che tipo di impieghi, di sbocchi in ambiti lavorativi ci sono se uno segue una formazione di questo genere. Guarda, sono tutti quelli della psicoterapia, nel senso adesso un po' tutti facciamo tutto, no? Anche un sistemico lavora sull'individuale, cioè, diciamo, il percorso di Gestalt ti dà un grande vantaggio, no? Più che avere delle flowchart, degli schemi, e ti dà la possibilità di esserci, di giocarti nella situazione quale che sia. Questo, l'enfasi poi che viene data alla relazione individuo-ambiente recupera tutto il tema delle milieu therapy, no? Delle comunità terapeutiche. Io ho fondato le comunità del Comune di Roma, adesso questo programma per giocatori d'azzardo di 3 settimane intensivo. Quindi l'elemento comunitario è molto importante. Io stesso ho avuto una formazione relazionale, quindi assorbo molto questa attitudine a lavorare o sull'individuo o sul contesto, ma soprattutto sull'interazione individuo-contesto, no? Il contesto può essere una famiglia, una coppia, un'organizzazione, no? O così una comunità più allargata. Quindi diciamo, l'Gestalt è uno scheletro molto essenziale di riferimento nel quale uno poi sviluppa una maggiore attenzione per il lavoro corporeo, relazionale o sistemico o sull'organizzazione. Benissimo. A questo proposito, ti vengono in mente magari dei libri, delle letture da suggerire a chi abbia voglia di approfondire? Perché poi chiaramente il tempo non è mai sufficiente per poter andare nei dettagli di... Ecco, bene, vedo che sei... La Gestalt, terapia della consapevolezza di Zerbetto. Benissimo, benissimo, benissimo. Perché Sì. è una sintesi, no? Che viene ristampata a 15 anni, quindi, ma i testi classici di Peirce, Goodman e Erlein sono Gestalt Therapy, no? Excitement and Growth in Human Personality, quindi eccitamente crescita nella vita, nella personalità umana, già il titolo dà un po' l'idea, Perfetto. e dell'astrolabio. E poi il primo di Peirce è molto interessante, anche si chiama L'io, la fame e l'aggressività. È un titolo un po', Interessante. però merita sottolineare che il senso è quello etimologico dell'aggredior, no? Quindi l'io, la fame, vado verso. Quindi l'io non è cogito ergo sum, no, l'io si definisce nel movimento di senso, no? Di direzione, no? Talete diceva più o meno la stessa cosa, no? I viventi si muovono e si muovono come? Verso qualcosa, no? Che cosa li muove? È il desiderio, un oggetto, no? Che Certo. si muove. Quindi è dove noi ci blocchiamo o sviluppiamo un atteggiamento orale passivo, no? Che il nostro io non si sviluppa, no? Perché l'io per essere soggetto deve essere soggetto di un movimento, di un'azione finalizzata. No? Quindi in questo titolo c'è già un po' il senso di quello che per Peirce è un contributo che voleva mettere quasi, non dico al confronto con quello di Freud, ma in effetti la fame, no, è il principio di conservazione dell'individuo, mentre Freud si è focalizzato di conservazione della specie come libido, no? Però ci sono tutti e due, noi Certo. oscilliamo continuamente come gli animali fanno a cornate per il territorio e per l'accoppiamento, no? Quindi penso a questa grande intuizione in cui effettivamente noi ci muoviamo fra queste due polarità. C'è poi quello parola per parola, sempre diversa, testimone oculare della terapia, ma insomma attualmente c'è una certa produzione di... Noi gestaltisti siamo noti per essere più per la vita vissuta, che non, persi, cioè non amo l'umanità al punto da chiudere in una biblioteca. Noi siamo nipotini di questo vizio, però insomma, ogni tanto ci tocca anche scrivere qualcosa. Bene, senti, un suggerimento da dare a un giovane psicologo, a un giovane collega che abbia voglia di meglio orientarsi, tra i diversi approcci che ci sono in psicologia.
Ma guarda, io faccio sempre di Tu fatica. come Ecco, hai fatto, Riccardo? Tu come hai fatto? non sono, boh, non so se essere un ottimo esempio o pessimo, perché ne ho fatte talmente tante che nel mio curriculum esito a riportarle, perché dico, questo qui è un patologico di professione, si è fatto tante terapie, no? Ma sono tutte talmente affascinanti. Io ho scritto poi Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia, che raccoglie 12 di questi orientamenti, no? E io li avrei fatti tutti, no? Perché tutti hanno una focalizzazione interessante. Quindi mi ricordo quando facevo il militare a Roma, in 6 giorni, ogni giorno ne facevo una diversa, passavo dalla psicanalisi, dal comportamento, cioè, beh, io sono un po' patologico, però. Consiglio ai giovani colleghi di scuriosare, no? E poi sentire quello che non è proprio un matrimonio, però insomma è un qualche cosa che devi sentire. Io poi ne ho fatte tre di formazione, quindi voglio dire, bisogna andare anche al di là di scegliere, no? Quella definitiva, eterna, irreversibile. Uno ne fa una, poi ne fa un'altra. L'importante è godere dell'esplorazione, della curiosità, dell'apprendimento e di mettersi in gioco ogni volta, perché è veramente un'avventura. Benissimo, ti ringrazio, sei stato molto gentile, molto chiaro, Riccardo, e Stai facendo un'ottima cosa e io ringrazio te e a nome anche di tutti quelli che godono di questa tua bella intuizione. grazie, è troppo gentile, Riccardo. Ciao, Gabriele.